Dopo le nuvole arriva il sereno sull'SCM. L'azienda infatti non licenzierà i 340 lavoratori in esubero, ma chiede un diverso utilizzo degli ammortizzatori sociali, la modifica degli orari di lavoro e la messa in discussione del contratto integrativo aziendale. È quanto emerso dal primo incontro tra le parti che si è svolto ieri in Confindustria. Serviva un deciso cambio di rotta dopo la comunicazione dell'azienda di voler aprire la procedura di mobilità per 340 lavoratori e così è stato. Anche se le condizioni poste dall'SCM si rivelano estremamente pesanti, tutto avviene in un clima rasserenato dalla volontà dell'azienda di sedersi attorno ad un tavolo per trovare insieme alle parti sociali una soluzione condivisa in grado di evitare i licenziamenti. Un'intesa, assicura Europeo Gabrielli della FIOM CGIL, sarà possibile trovarla sulle procedure di mobilità che l'azienda non attiverà e proseguirà da settembre per ancora un altro anno con il contratto di solidarietà, a condizione di poterlo utilizzare con la massima flessibilità e con modalità differenti da lavoratore a lavoratore. Sugli orari di lavoro, SCM dice che non è sufficiente limitarsi alle 40 ore dal lunedì al venerdì, ma servono orari plurisettimanali e, se necessario, lavorare anche nel fine settimana. Per il sindacato, incalza Gabrielli, occorre invece rimanere nei limiti previsti dal contratto nazionale. Assai problematica poi la trattativa sull'ultima condizione posta da SCM. L'azienda sostiene che deve diminuire dei costi e per farlo è necessaria la messa in discussione del contratto aziendale. Chiuse il delegato sindacale della FIOM CGIL. Noi non ci stiamo. Va bene eliminare sprechi e inefficienze, ma questo non può essere fatto sulla pelle dei lavoratori che non hanno certo alcuna colpa per le difficoltà in cui si trova l'azienda. Difficoltà, giudizio di Gabrielli, peraltro legate a doppio filo alla crisi economica generale, con il lavoro calato del 25-30% in appena 3 anni.